Ragazzi, partiti inadati? Però questi sono... Oh, porca miseria, mi sono caduti. Ah, eccoli. Vediamo come l'ho costruiti. Dai. Allora, l'Europa Merlin mi ha inviato questo tronco di legno con altri accessori che vediamo dopo. Mi ha detto di costruirci qualcosa, di farci un oggetto di design. Mi sono quindi rivolto al mio amico Gianluchino, GM Woodlab, che mi ha gentilmente sfettato il tronco creando due cubi perfetti. Dopo essere entrato in possesso dei cubi, con l'aiuto della Fosner e del mio trapano a colonna, ho fatto i fori per i numeri e ho anche trovato il tempo di creare questo slow motion e fare uno schifo in laboratorio. Dopodiché con un rifilatore e una fresa 45 ho smussato un pochino i bordi per addolcirli e li ho levigati. Poi con la carta vetrata manuale ho rifinito i miei fori. Infine li ho verniciati di nero per far risaltare i numeri. Dopo aver aspettato che asciugasse, li ho levigata di nuovo e ho dato un'ultima mano di impregnante protettivo trasparente in modo da proteggere il legno. Bene ragazzi, ringrazio ancora una volta Leroy Merlin per avermi aiutato in questo progetto. Trovate il link in descrizione con su il ceppo, la carta, i pennelli e la vernice trasparente. Tutto quello che serve per realizzare un progetto come il mio. Liberate la fantasia. Una piccola curiosità. Se io da questa parte qua ho un 2, di qua avrò sicuramente un 5. Qui c'è un 6, quindi sotto e un 1. La somma delle facce deve sempre essere 7.